Eccoci, finalmente l'avrete letto dal titolo, siamo con un nuovo giveaway, ve l'avevo promesso che ci sarebbe stato tra fine giugno e inizio luglio, oggi è sabato 30 giugno e finalmente riesco a girare il video giveaway. Era da un po' che volevo girarlo, ma come avete visto, per chi mi conosce un po', mi segue un po' di più qui sul canale, non sono più riuscita a girare video lunedì e il venerdì, o comunque riuscivo a farlo di venerdì, poi non riuscivo a farlo di lunedì, quindi ci sarà ancora qualche settimana così, poi pian piano ritorneremo a fare video lunedì e il venerdì, ma non vi preoccupate perché non sparisco, la rompipalle ci sarà sempre, quindi per chi mi vuole bene è una bella cosa, per chi mi vuole male purtroppo me dovete sopportare. Comunque sono qui appunto per farvi vedere cosa vi ho messo in palio. Prima di farlo vi dico che ci sarà una sola vincitrice o vincitore, che il giveaway inizia oggi, che è sabato 30 giugno 2018, devo leggere, e termina domenica 29 luglio 2018 alle 23:59. Per leggere e sapere meglio le regole, perché voi lo sapete, io parto con una cosa, poi finisco con il mangiare. Vi metto tutto scritto giù nell'info box, così lì sono precisissima, c'è scritto tutte le regole per partecipare. Ora, prima vi faccio vedere i premi e poi vi dico le regole per partecipare. Vai! Allora, questa è la box, ora pesco random uno ad uno e vi faccio vedere tutti i premi. Il primo che pesco è un olio corpo profumato, è della Physionature ed è al melograno e alla primula e la confezione è da 5 ml. Sempre per il corpo, un gel doccia, la confezione è da 50 ml, il marchio è Apple & Beer ed è al melograno e aloe vera. Rimaniamo sempre in zona corpo, questa volta capelli. È un qualcosa che si mangia perché non è la prima volta che ve lo metto, ma ho deciso di rimettervelo perché vi era piaciuto tanto. È una confezione di chocolate Air Shake, è praticamente un integratore al cioccolato per capelli, non serve a dimagrire, non serve per queste cose, è buonissimo, lo potete fare sia caldo che freddo e quindi ho deciso di regalare una confezione alla fortunata vincitrice o al fortunato vincitore. Ci spostiamo in zona make up, mettetevi comode e comodi perché qui ne avremo per un po', perché ho deciso di mettervi tutti i prodotti che servono per realizzare un make up. Quindi sono partita dal fondotinta, questo è della Bottega Verde ed è un fondotinta illuminante perfezionatore e la confezione è da 15 ml. Non poteva mancare un correttore, vi ho messo questo che è del marchio Covershot Cosmetics, è in stick ed è il colore translucent. Passiamo ora alle terre e ai blush, vi ho messo come terra questa che è sempre del marchio Covershot Cosmetics e si chiama Blusher 1. È un colore aranciato che per questa stagione va molto molto bene perché enfatizza l'abbronzatura. E poi come blush vi ho messo questo, è della Pixie Beauty, la confezione è da 10 grammi e si chiama Rome Rose. E naturalmente non poteva mancare un pennello per applicare sia il blush che la terra che vi ho fatto vedere prima. Questo l'avete visto in uno dei miei ultimi video. Cosa dirvi? Io amo questo pack. Non ve lo apro, ma comunque insomma questo diventerà vostro. Passiamo ora agli occhi. Vi ho messo come prima cosa questo ombretto. È un ombretto cotto della Covershot Cosmetics. La confezione è da 4,2 grammi ed è questo bellissimo color taupe metallizzato. Visto che il metallizzato sta tornando di moda, ho deciso di inserire questo. Non potevo non inserirvi una matita nera. Queste è di quelle che non si temperano ma che si gira e sale la punta. Non ve l'apro insomma perché non è carino. Comunque è una matita della Pixie Beauty ed è waterproof. Come per la matita nera in precedenza non poteva mancare un eyeliner. Questo è sempre della Pixie Beauty. Ha questa punta pazzesca. È un eyeliner in penna, loro lo chiamano eyeliner liquido. Anche se quando l'ho andata a stendere, perché ce l'ho anch'io, me lo sono preso anch'io, sembra proprio un eyeliner liquido più che in penna. Comunque questa è la confezione e ve lo ritroverete nel pacco. E per terminare la zona occhi non poteva mancare il mascara, vi ho scelto questo che è della Essence ed è l'I Love Extreme. Ci spostiamo ora in zona labbra, vi ho inserito due prodotti, il primo è della Pixie Beauty ed è un duo, ha questo bellissimo gloss che si chiama Fresh Gloss che è aranciato e poi una tinta labbra che è di questo color marrone scuro che si chiama Beach Tint. L'ultimo prodotto per quanto riguarda le labbra e anche il make up è un rossetto della Miss Rose della linea Matte. Questo è come si presenta la confezione, ve lo dico sempre, sembrano i rossetti della MAC. È il numero 31, si chiama Belle e il colore è identico, il colore del packaging è identico al rossetto. E dopo avervi inserito tutti questi prodotti make up, vi ho inserito anche una cosa per struccarvi, perché lo sapete, io sono maniaca dello struccaggio, sono le famosissime lavettine della Lamazuna. Questi sono dei dischetti struccanti che struccano anche solo con acqua calda. Vi avevo girato un video, ve l'ho
lo metterò giù nell'info box o vi apparirà qui per farvi vedere come funziona. Comunque sono comodissimi. Devo dire la verità, struccano molto con l'acqua calda, ma io spesso e volentieri utilizzo proprio dei prodotti che vanno a detergere, ma perché sono fissata io. Quindi consiglio alla fortunata vincitrice, al fortunato vincitore, di utilizzarlo anche con un detergente, ma sono davvero ottime e ve ne ho messe 4 e queste si lavano anche in lavatrice. Continuiamo il percorso, quindi dopo esservi struccate vi ho messo anche 3 campioncini di maschere. Due sono delle maschere purificanti, una invece è una maschera peel off e sono tutte e tre del marchio Suki. Rimanete comode perché ancora non ho finito, pensavate che fosse finita, invece no, perché dopo aver fatto vedere cose per capelli, corpo, eccetera, trucco, struccaggio, eccetera, ho deciso di inserire anche qualche accessorio, perché so che vi piace, ma piace soprattutto anche a me. Vi ho messo questo bellissimo braccialettino che per questa stagione va benissimo perché io proprio in questa stagione sfoggio braccialetti, anche se oggi non me li vedete, ma è il momento dell'anno dove riesco a metterne di più. D'inverno mi danno un po' più fastidio, comunque questa è un'altra storia. Vi ho messo questo bellissimo braccialetto che ha l'ancora e che ha anche l'occhio antisfiga, quindi questo potrebbe portarvi anche un po' di fortuna, Vi ho spero. messo 4 paia di orecchini, sono due con i cuori argentati e dorati, un punto luce e delle stelline. E per ultima, ma non per importanza, vi ho messo questa catenina che io adoro, l'ho presa anche per me. È una catenina di quelle con le stelline e anche dei punti luce. La trovo veramente una catenina graziosa. Spero insomma che vi faccia piacere che io vi abbia inserito questa perché ci tenevo proprio a darvela anche a voi. È una cosa che vedo molto in giro, la portano tante ragazze, quindi ho deciso di inserire anche questa. E per ultima cosa, non poteva mancare, vi ho messo le bolle di sapone. Questo è il pezzo forte del mio giveaway, non potevano mancare, quindi vi ho inserito anche le bolle di Quindi sapone. vi ho fatto vedere i premi, vi ho detto che ci sarà una sola vincitrice o un solo vincitore. Ora vi dico quali sono le regole per partecipare. Regola numero 1 è quella di essere iscritti al mio canale. Se non lo siete già, vi metterò il link o giù nell'info box oppure qui sotto troverete il tastino iscriviti. La seconda regola è quella di essere residenti in Italia. Se siete all'estero, nessun problema, potete partecipare, ma in caso di vittoria dovrete darmi un indirizzo di spedizione che sia in Italia. La terza regola è quella di essere maggiorenni. Se siete minorenni, non è un problema, potete partecipare, ma in caso di vittoria dovrete farmi mandare un'email da un vostro genitore o da un vostro tutore legale che mi autorizzi appunto a spedirvi il premio. La quarta regola è quella di lasciare un solo commento qui sotto al video, quindi fate attenzione perché in caso di vittoria, se dovessi trovare i due commenti, non vincerà la persona proprio perché è una regola fondamentale quella di lasciare un solo commento. Ma se nel mentre, quindi nei giorni del giveaway, io dovessi accorgermi che avete lasciato due commenti, magari uno lo cancello e l'altro lo lascio, però ecco, fate attenzione soprattutto a questa regola. Queste sono le 4 regole principali, quindi quelle che servono necessariamente per appunto partecipare al giveaway. Ve ne ho inserite altre 2 che però sono facoltative, quindi potete farlo o non farlo. La quinta facoltativa è che se volete io ho anche una pagina Instagram, vi apparirà il nome qui sotto se vi va, insomma potete seguirmi, anche se non è un termine che mi piace, però ecco se vi va sono anche E lì. la sesta regola, sempre facoltativa, è quella di mettere un bel like a questo video. Quindi siamo arrivati alla fine del video, faccio un attimino un riassuntino veloce. Ci sarà una sola vincitrice o vincitore. Il giveaway inizia oggi, che è sabato 30 giugno 2018, e finisce domenica 29 luglio 2018 alle 23:59. L'estrazione avverrà il giorno dopo, quindi la faremo il 30 luglio, un lunedì dovrebbe essere, sì, lunedì 30 luglio, tramite il sito randomcommentpicker.com, poi tanto insomma lo vedremo insieme. I premi ve li ho fatti vedere, vi ho detto quali sono le regole, sono sostanzialmente 4 principali da seguire, altre 2 facoltative. Non so che altro dirvi perché ormai vi avrò fatto una testa tanta. Io spero che questa tipologia di video vi piaccia e vi faccia piacere perché, come vi dico sempre, è l'unico modo che ho per dirvi grazie, oltre a dirvelo qui in video. Quindi grazie di cuore. Io incrocio le dita per voi, vi dico buona fortuna e noi ci vediamo come al solito ogni lunedì e venerdì qui sul canale. Ciao!